Eccomi qua con il mio fidatissimo contenitore di Hello Kitty pieno di prodotti finiti, perché era un po' che avevo abbandonato questo video, questo tipo di video, che poi in realtà a me piace fare, però non lo so, non lo facevo più. Ora, siccome ho di nuovo ammucchiato un bel po' di cose, è il momento di cominciare con i prodotti finiti, e questi sono di marzo-aprile, quindi prodotti finiti primaverili. E come al solito vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e sotto trovate i link, e di iscrivervi al mio canale. Detto questo, iniziamo da un prodotto che ho terminato proprio questo fine settimana, ovvero questa maschera per capelli della Ultra Dolce, e questa è la maschera nutrimento intenso olio di oliva all'oliva mitica. E questo è per i capelli inariditi e sensibilizzati. Come tutte le maschere della Garnier, basta applicarla sui capelli umidi 5 minuti e sciacquare, e questa devo dire che mi è piaciuta, nutre veramente tanto i capelli, si sente la differenza quando la si applica e quando no. Io a volte li ho lavati senza applicarla e sì, la differenza si sente, quindi ottimo prodotto. Ma solitamente le maschere della Garnier difficilmente deludono. Mentre un prodotto che un po' nì è questo spray per capelli della Pantene Pro V, la lacca corpo e volume. Questa addirittura è la tenuta quella più forte, il livello di tenuta proprio 5, quindi quella più forte. Però io non so perché, ma questa lacca a me non è che è piaciuta tantissimo, perché non ho visto questa tenuta, cioè l'effetto è molto naturale e questo potrebbe essere positivo, no? Perché c'è l'effetto a capelli appiccicati, però allo stesso tempo basta una folata di vento e vi ritrovate tutti i capelli davanti al viso, insomma, scompigliati, quindi no, no, no. Mentre un prodotto che mi è piaciuto tantissimo è questa crema per le mani Nettare d'Ambra, che è della Helan, e questa è il balsamo mani e unghie nutrimento fortificante, e contiene un sacco di ingredienti naturali, cioè succo di aloe vera, equiseto, bacche di rosa canina, oli di babassu, lino, vinaccioli, burri di... che cosa c'è scritto qui? Bakuri e Kupuassu, vitamina C ed E, cheratina vegetale. Questa l'avevo presa su un sito bio e devo dire che sì, a parte il profumo, perché il profumo è qualcosa di eccezionale, è dolcissimo, è buonissimo, e poi sì, nutrimento veramente intenso per le mani, soprattutto poi nel periodo un po' più invernale, comunque con il vento, con un po' di freddo, e... ottima, ottima, ottima. All'istante si asciugava e lasciava le mani morbidissime. Non vi ho detto del profumo di questa. Questa, sì, buonina. Ha un profumo zuccherino, oserei dire. Altro prodotto interessante che ho provato, mai provato prima, è della Phytorelax. Ed è questo, doccia schiuma, bagno doccia insomma, alla canapa, idratante e rilassante. Ah, devo dire che l'ho terminato in poco tempo, nonostante sia 500 ml, e mi è piaciuto anche l'odore, perché ha questo odore forte, che però ok, poi non è che si sente tanto addosso, però sì, che vi riempie comunque la doccia, quindi un tantino vi dà energia. Però sì, ha questo odore erbaceo, è delicato, non secca troppo la pelle. Ottimo prodotto, preso al supermercato così di corsa, e sì, mi è piaciuto. Probabilmente noterete un cambio di qualità della ripresa, perché mi si è scaricata la videocamera, e quindi non avendo modo comunque di poter poi registrare più tardi questo video, insomma, solito problema del tempo, lavorando purtroppo a tempo pieno, ho ripiegato riprendendo la vecchia videocamera che tanto ho odiato negli ultimi tempi,
Sì, ok, però in queste situazioni fa comodo e quindi scusate se la qualità sarà un po' così. Torniamo ai prodotti finiti. Togliamo questo, no, che è carino, lasciamolo qua. Allora, avevo preso un dentifricio nero su un notino che è della marca Natura Siberica. E questo era appunto chiamato Polar Night, era praticamente un dentifricio al carbone nero e che dovrebbe aver svolto una funzione sbiancante, ma sinceramente no, non ha svolto nessuna funzione sbiancante. Era sì simpatico da usare proprio perché è nero, ma insomma no, non ha fatto quello che doveva fare, quindi no. Poi ho terminato questo shampoo della Saponaria, il bio shampoo ai semi di lino. Allora, questo è fatto con girasole e arancio dolce e c'è scritto che è un concentrato di natura per dare forza e lucentezza a capelli secchi e trattati. Insomma, questo prodotto io l'avevo preso perché essendo ai semi di lino ho pensato fosse comunque nutriente, no, per i capelli, ma in realtà non mi è piaciuto molto. Preferisco le cose un pochino più chimiche, mi dispiace dirlo, ma è così, perché no, non mi dava questa grande sensazione di nutrimento, di chissà quale effetto, e quindi no, mi ha delusa e quindi prodotto bocciato. Così come anche io boccio, non so perché, ma con i prodotti per i capelli ultimamente proprio non mi trovo, questa mousse della Nivea, la Styling Mousse Flexible Curls and Care, perché protegge anche dal calore, e questa poi è extra strong, è 4/6, eppure anche questa non mi dava questa sensazione di capelli in piega. Non lo so, io ultimamente con i capelli veramente un disastro, l'ho trovata troppo leggera, non come prima, basta una frana di vento e si smonta tutto, quindi no, anche questo prodotto per il momento io lo boccio. E poi sono prodotti con cui mi sono sempre trovata bene, però ultimamente no, e sto provando qualcosa di nuovo, vedrete nei prossimi video dei prodotti finiti. Poi ho terminato questo crema per il corpo di The Body Shop, e questo è Fuji Green Tea, e questo è una lozione idratante per il corpo, antiossidante, insomma nutriente, e no, allora il profumo ovviamente è celestiale, buonissimo, fresco, leggero, ottimo. Anche la confezione io la adoro perché è trasparente così, questo color Tiffany, cioè bellissimo, però ho trovato che non avesse tutto questo grande potere idratante, nutriente, quindi questo prodotto anche lo boccio. E sì che poi io con i prodotti idratanti del corpo di The Body Shop mi trovo sempre da Dio, questo lo devo bocciare. Però per il profumo ottimo, probabilmente è un prodotto che va meglio, che è più adatto per l'estate. L'inverno, almeno per me, ci vuole qualcosa di più consistente, e questo in effetti era un po' liquidino, un po' leggero, forse per l'estate è più adatto. Poi ho terminato questo struccante per occhi, in realtà questo è anche per le labbra, ma io l'ho utilizzato essenzialmente per gli occhi, di MAC, è il Gently Off Eye and Lip Makeup Remover. E che dire, ottimo prodotto, si dosava benissimo con il dosatore così, non usciva troppo, e niente, questo mi è piaciuto tanto. Ma io gli struccanti MAC essenzialmente li promuovo sempre perché sono comunque delicati, svolgono bene il loro lavoro, e quindi niente da ridire. E poi ho terminato questo Fix Plus, sempre di MAC, e questo è di quelli un po' iridescenti, quelli che hanno comunque degli effetti un po' particolari, e questo era il Pink Light,
perché era un po' iridescente sul rosa, e io questo, come sapete, lo uso spruzzandolo sulla spugnetta e poi ci applico il fondotinta con la spugnetta bagnata di questo. E devo dire che la cosa mi piace, perché questi che hanno questi effetti un po' particolari danno comunque luce al viso, perché contengono delle microperlescenze che vi si attaccano poi in faccia. Però, non lo so, applicato così, prima sulla spugnetta insieme al fondotinta, a me piace tantissimo. E questo mi è piaciuto tanto. Ha la pallina perché va shakerato ogni volta. Però sì, è un prodotto che adesso lo sto usando un altro colore, e mi piace tanto. Mi piace. Che devo farci? Niente. Altro prodotto finito è questo tonico di Pixi, e questo è il Milky Tonic, e questo è quello che preferisco. Infatti ho preso anche la confezione più grande per il profumo. Io questo lo adoro per il profumo, perché ha questo profumo, non lo so, mi piace tanto. Quando lo stendo è dolciastro, però anche fresco. E questo è fatto con olio di jojoba e dovrebbe essere l'avena, e questo è addolcente. Io questo lo applico quasi tutte le sere, devo dire, non sempre, dopo lo struccaggio, proprio perché ristabilisce un po' il pH della pelle, e ottimo, ottimo, ottimo. Così come ottimo è stato questo struccante di Clarin, e questo è il My Clarin, e aveva una nuvoletta qui che poi si è cancellata. Io odio i packaging che si cancellano, è una cosa che proprio detesto, e questo non fa eccezione. Infatti anche dietro non si legge quasi più nulla, e io odio questa cosa. Però insomma, questo era un latte struccante micellare, e mi è piaciuto tantissimo. Però, a parte il packaging, con il dosatore così facile da applicare, comunque non esce troppo, perché all'interno ha una membrana, quindi dovete spingere per far uscire il prodotto, e quindi riuscite ad usarlo bene. Ottimo, mi è piaciuto tanto perché è estremamente delicato ma estremamente efficace. Peccato per il packaging rovinato così, però latte struccante micellare mi è piaciuto tantissimo, l'ho voluto provare, e devo dire che fa bene il suo lavoro, quindi ottimo prodotto struccante perché delicato. E poi ho anche un po' di cosine di make up, ma devo farvi vedere la crema viso finita. Ovviamente questa poi va lavata e riposta insieme alle altre che ho di Tony Moly, perché io, cioè, questi packaging penso che li adorino tutti. È impossibile non adorare questi packaging. Questa è la Gel Day Cream, e se non mi sbaglio questa era fatta proprio con acqua marina, una roba del genere. E ma il packaging, cioè, basta, ho detto tutto. E niente, questa è fatta così, era un gel celestino se non sbaglio, profumo delicatissimo, non dà fastidio. Devo dire che anche come idratazione ottima, perché anche se era un gel molto leggero, però idratava e si asciugava subito, quindi ottimo soprattutto la mattina che si va di corsa, prima insomma del trucco. E niente, io faccio la collezione proprio di questi prodotti, perché secondo me sono troppo 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 belli. E poi vi devo parlare di un prodotto particolare. Allora, io ho passato un periodo in cui, non so se era per lo stress, non lo so, il cambio stagione, ma ero arrivata a un punto che i capelli li sentivo proprio molto diradati. E arrivato a un punto che se tipo lo prendevo uno e lo tiravo leggermente si staccava, ma cioè succedeva spesso, e questa cosa mi ha preoccupata. E allora ho visto la pubblicità in televisione di questo prodotto della Bioscalin, che in realtà è fatto di due fiale come questo, e però io l'ho terminata già una, sto facendo la seconda, e questo è l'attivatore ISFRP1, ed è praticamente una cosina che si applica, si fanno 25 pressioni
sulla testa una volta a settimana e dura in tutto 2 mesi, mi sembra, il trattamento, una roba del genere. E devo dire che già dopo le prime applicazioni, quindi prima di finire comunque questa, io ho notato un rafforzamento sensibile dei capelli che in effetti neanche mi cadono più e li sento più molto molto più forti. Cioè ora se tiro un capello non si stacca, e quindi secondo me è merito di questo prodotto, e perché è stato quasi istantaneo, no, l'effetto positivo che ho notato. E quindi per me questo è prodotto super super promosso. E se anche voi quindi avete dei capelli un po' fragili, un po' così deboli che vi cadono, io ve lo consiglio perché a me ha funzionato e sto terminando la seconda dose. È facile perché alla fine, cioè, è una volta a settimana, quindi non è una cosa impegnativa. Io lo faccio sempre il sabato mattina e 25 pompate qua e là, insistendo soprattutto nei punti dove magari uno sente che i capelli sono un pochino più deboli, si massaggia e basta. Poi ho ritrovato questo prodotto in un cassetto e lo butto perché poi si è prosciugato, credo, che era della Kiko, e era quel riattivatore, quello per lo smalto secco, che sinceramente si era abbandonato nel cassetto. Un motivo ci sarà stato, ovvero che non funzionava. Cioè io non ho mai capito questi prodotti, perché secondo me non funzionano. Cioè se uno smalto è secco, lo si deve buttare. No, non funzionava, e è per questo che era stato abbandonato in un angolo, e quindi niente, non funziona. E poi ho ben 3 prodotti di make-up. Allora, no, quest'altro pure era quella pennetta togli smalto della Kiko con le punte intercambiabili, e questa devo dire che più o meno funzionava, però anche qui c'era il problema che poi quando mettevate lo smalto più scuro e quindi poi le punte si sporcavano, quando andavate a ripassare con una punta sporca lo smalto vi lasciava il segno. Quindi prodotto sì, ottimo, perché toglieva bene lo smalto dalle cuticole, insomma dalle parti sbavate, però aveva questo inconveniente, quindi è molto più facile toglierlo con un cotton fiocco e pulito ogni volta piuttosto che usare queste cose, secondo me. Devo bocciare questo eyeliner di Zoeva. Questo è il Black Box Cut High Pen. Allora, ha la classica punta in feltro, l'ho terminato proprio stamattina, ma questo prodotto non mi è piaciuto proprio fin dall'inizio e ultimamente ancor meno. Non ha mai avuto quel tratto ben definito, bello nero, strong, dell'eyeliner, ma è stato sempre un nero un po' smorto. E ultimamente poi, che si vede che stava finendo, era proprio grigio. Infatti molto spesso io andavo qua a ripassare la linea o con la matita o con un ombretto nero, perché non potevo vedere questa riga di eyeliner sbiadito, orrendo. Quindi prodotto che non mi è piaciuto per niente. C'è anche scritto blackest black, il black più nero, ma anche no. Così come boccio questo prodotto di Marc Jacobs, che è praticamente il primer per il mascara, quindi è quel mascara bianchiccio o comunque color crema che dovrebbe rafforzare l'effetto volumizzante, insomma, no, del mascara che poi si va ad applicare, ma anche no. Molto spesso rimanevano appunto questi pezzetti più bianchi che poi, vabbè, si asciugavano, non si vedevano più, però insomma, io tra l'applicare questo e non applicarlo non ho trovato di differenza. Preferisco applicare magari un mascara nero, anche magari di poca qualità, poi applicare sopra un mascara magari migliore e magari ripassare anche le punte con quello un pochino più economico. Insomma, trovo che magari fare 2 o 3 passate di mascara sia molto meglio che applicare questo e passarci sopra il mascara, perché no, si crea solo un gran pastrocchio secondo me. E basta, sono terminati i prodotti finiti, nonostante i problemi con la videocamera.
Quindi io spero che il mio video vi sia stato utile. Se avete qualche domanda su qualche prodotto, ditemelo che vi rispondo. E ci vediamo al prossimo video con la videocamera decente. E vi ricordo di seguirmi sui social, ovviamente, ci tengo. E niente, se volete iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!